La scoperta di un nuovo piatto è più preziosa per il genere umano che la scoperta di una nuova stella. Ben ritrovati cari amici, sempre insieme a questo splendore, diciamolo, in Grazie, cucina, in campo gastronomico. Sei uno chef ormai accreditato. E come se non lo sei, lui è Said, per chi non l'avesse conosciuto ieri, perché anche ieri siamo stati proprio nella cucina, grazie. Della antipasto diciamolo. che avevamo preparato ieri. Non nella cucina dell'antipasto, nella cucina di Francesco, Della che cucina di Francesco. nella cucina di Francesco che salutiamo. Prima abbiamo iniziato ridendo, quindi ci stavamo facendo un racconto prima di iniziare il programma che ci ha fatto particolarmente ridere. Noi siamo sulla scia della risata, ma siamo ben contenti oggi e allegri di preparare che cosa? Allora, per oggi abbiamo un couscous alla maniera araba, non alla maniera europea, Ok. però abbinato con un pesce della zona, lo stocco e la ventricella. Vedete, stocco e ventricella. Io però, a differenza di ieri, che c'era ieri c'era un parterre proprio di ingredienti infiniti, non ve li abbiamo fatti vedere nel dettaglio, li abbiamo assemblati pian pianino e abbiamo realizzato quello che era l'antipasto Tremare. tre mari, come la nostra Mimma, naturalmente la tua cara datrice di lavoro, diciamolo, perché tu lavori per questo ristorante, fatti Cina. conoscere anche oggi. Sempre il locale si chiama Cina 015, Cina fa 015, famoso di L'Acquete. la ex Quiete, che voi sicuramente che abitate nei pressi di Palmi, Reggio Calabria, e so che anche da tutta la Calabria è conosciuto questo ristorante, lasciamelo dire, la sottoscritta da Catanzaro ci viene a mangiare Perché c'è un apposta. locale, c'è una storia da quasi da 40 anni. Ha una storia da 40 anni, Non è. rivisitata negli ultimi 2 anni, da 1 anno e mezzo a questa parte, dal nostro sublime chef Said. Quindi andiamo nel dettaglio del nostro couscous con ventricella. Aspetta Allo che gli stocco. ingredienti oggi a me, e io scusami, ti devo rappresentare questo piatto. Ventricella e stocco con verdure di stagione. Quindi ventricella e stocco del brodo Brodo vegetale. vegetale. Ok, qui abbiamo del prezzemolino, Un bouquet un bouquet, di prezzemolo e un basilico. bouquet di prezzemolo e basilico, il nostro immancabile peperoncino rosso, Peperoncino. aglio, menta, E finocchietto. finocchietto selvatico, sale. E qui poi abbiamo, partiamo dalle nostre patate, le nostre fave, poi vi spiegheremo perché, la nostra cipolla rossa, Cipolla rossa di naturalmente di Tropea. Tropea, il nostro pomodorino e qui ancora un trittico di peperoncino, sedano. Per non andiamo lontano dalla zona, di solito il pesce stocco alla jota si prepara con questi ingredienti. Bene, quindi e noi prendiamo gli cerchiamo di ingredienti di abbinarlo base. con il couscous, che è un piatto Arabo arabo. naturalmente, marocchino So, per solo, solo la definizione. maniera di preparare il couscous è un pochino diversa, non andiamo sempre sul liquido, andiamo Certo. sempre al vapore. Andiamo al vapore. Quindi, come preparerai questo couscous? Attenzione, perché io so e voi appassionati di couscous oggi vi svela il Iniziamo con segreto. un pizzico di sale, L'olio. olio d'oliva, Lo lascio qui a portata di mano. e perché l'olio d'oliva ora e non dopo? Allora, come usate nella pasta dopo la cottura un goccino di olio per non attaccarsi, noi aggiungiamo l'olio ora durante la cottura per non attaccare, per rimanere sempre Certo. separati. Separato, così il nostro couscous si presenta bello sgranato proprio alla perfezione, E a quindi. quella man a quella a questa maniera, quando sarà pronto il couscous, ha una capacità di assorbire il brodo Sì, certo. di più. Di più, di più. Allora, acqua normale, non Acqua naturalmente quanto basta, adesso vi farà vedere però più o meno i quantitativi esatti il nostro Allora, Said.
lasciamo riposare. Lasciamo riposare. E intanto come andiamo avanti? Andiamo per la salsa. Prepareremo una olio salsa d'oliva di base. Sì. E il peperoncino. Le cacciamo come facciamo un soffritto, lo cacciamo per non dare tutto il suo sapore. Bene. Ieri quel successo di antipasto tre mari, cari amici, lo so, era anche simpatico l'aneddoto della baccalà. Per fortuna oggi possiamo utilizzare lo stocco e le ventricelle. Che ridere, Said, guarda, uno spettacolo. Il baccalà naturalmente è stato da ieri rinominato da Said la baccalà, perché secondo me, secondo lui è femmina il baccalà, secondo me, perché no, si tratta sempre perché di merluzzo. Affumicato. È affumicato, quindi diventa, è vero, con la affumicatura diventa la baccalà, ma va benissimo, il risultato era straordinario. Questo baccalà, questi filetti di baccalà, dove Said ha prontamente spalmato su una crema di olive nere essiccate, poi l'ha arrotolate con uno stuzzicadenti, proprio tipo sushi, servito su questo letto di cassè di pomodori, nient'altro che i pomodorini passati con olio extravergine, aglio, correggimi se sbaglio, così poi magari ti farò l'assistente quando avrò finito di fare. Certo. Questa produzione ti verrò ad aiutare se sei contento a mangiare più che altro. Quindi dicevo, questo cassè di pomodorini con aglio, olio extravergine, con il peperoncino, poi ci ha messo anche delle olive nere, qualche cappero e poi basilico. Tutti prodotti della zona, del territorio. Affacciatevi sul vostro balconcino. Guardate che piantine avete coltivato, ecco, proprio quelle utilizza di solito Said, con ingredienti del territorio anche tipici. È un basilico di signora Mimma che le fa portare ogni giorno fresche fresche, abbiamo il prezzemolo. Sì. Perché Mimma mi diceva che sei uno chef esigente, come esigente vuole sempre le piante, ora, gli aromi. E ora abbiamo il progetto di altre... Una serra, una serra, di aprire una serra adiacente al ristorante naturalmente. Poi guarda, la signora Mimma, che è una persona squisita, fantastica, ma d'altronde per mandare avanti un'attività che ha un grande successo, il loro ristorante, certo, nel territorio ma anche in tutta la Calabria, ci vuole anche non solo quella insieme a Vincenzo, il marito, insieme ai figli, Antonio e naturalmente Francesco, che ci hanno ospitato proprio qui nella loro cucina, sono persone che oltre all'amore, alla passione per la ristorazione, hanno anche quel valore in più che è il valore umano, che non guasta mai in qualsiasi lavoro, vero? È perché vero. Ti hanno accolto come un figlio, Said. Certo, siamo una famiglia. Ma più che sì, abbiamo un rapporto del lavoro, siamo una famiglia. Vedo una predominanza maschile, ma una figlioletta non è che volete annoverarla così a voi? No, perché... mio padre si lamenta che siamo tante donne in casa, se mai è il momento giusto qualcuna di andare, di prendere un'altra rotta. Scherziamo, allora, scherziamo. Come si va avanti? Io sto andando avanti con la preparazione. Intanto lui realizza bouquet di ventricelle. Ho fatto ho fritto aglio, olio, peperoncino come partenza. Sì. Poi la cipolla di Tropea, al sedano. Andiamo con la ventricella. Sì. E poi aggiungiamo dopo lo stocco. Va bene, va bene. Il nostro couscous intanto sta riposando. Faccio una sfumatura con vino bianco. Vino bianco. Ti ho portato questo vino bianco di Statti che è eccezionale. È eccezionale proprio per servire anche, per accompagnarlo a piatti di pesce come questo, insomma. È un buon vino. Un aroma eccezionale, il greco. Parliamo della zona. Certo. No, il vino di zona, olio d'oliva, sempre. Tutto di territorio. Possiamo ora, il bouquet. Abbiamo messo pure un pochino di mentuccia, un po' sì, abbiamo sì, aggiunto dopo. Abbiamo preso quelli che sono gli ingredienti anche le piante aromatiche che crescono rigogliose in questo periodo, vero? Quindi certo, è un couscous che varia a seconda dei prodotti di stagione che tu hai a disposizione. In questo caso abbiamo a disposizione le fave, quindi abbineremo. Usiamo il fave per ora.
Anzi, con il couscous. Pure l'articolo alle fave mi ha cambiato. Allora, da oggi il fave, non le fave. Ieri il baccalà era la baccalà e siamo sempre in presenza di un marocchino calabrese d'adozione. Quindi ci sta. È bellissima questa cosa, devo dire. Mi fa troppa tenerezza. Quindi dicevamo, allora, le nostre fave. Allora, le fave. Ora aggiungiamo pure le fave, però prima devo cacciare lo stock. Sì, sì. Cacciare lo stocco, se no si spacca lo stocco. Si spacca lo stocco. Voglio lasciare pezzetti di stocco interi. Mm-hmm. E poi andiamo con preparazione di couscous. Ok, benissimo. Okay. Quindi, per quanto riguarda invece, io voglio sapere anche qualcosa di te. Abbiamo detto che sei anche chef, ma parliamo ancora di questi territori che si incontrano e naturalmente cercano di creare il loro collante. Tu hai una sposa, una moglie e anche un bellissimo bambino. Salutiamoli, allora, perché ieri non l'abbiamo fatto. Karim, io saluto Karim. Ciao Zina, ciao Karim. E Zina, Zina che origini ha? Il mio bambino sempre mi vede che... Che cucina. Mentre preparavo a uscirmi, papà dove vai? Vado al lavoro, mannaggia questo lavoro che papà non può stare insieme a me. Comunque stamattina era sveglio alle 5 di mattina, si è svegliato alle 5 di mattina. Ti ha svegliato quando lui? No, lui se n'è andato un'altra parte della cucina, la mia moglie mi ha lasciato a riposare un pochino. A riposare, naturalmente, diciamo anche che... Io mi sono svegliato un pochino presto, mi ha detto papà, ma dove vai? Al lavoro. Mannaggia questo lavoro, quanto è buono questo lavoro, invece fa tanto bene a noi che andiamo a gustare la sua cucina. Allora, andiamo avanti col brodo. Aggiungiamo un po' di brodo. Ecco, brodo. E poi mandiamo la pubblicità, eh? Ok? Possiamo mandare la pubblicità, sì. Ci ritroviamo qui per i passaggi successivi, sempre a casa tua, oggi con Said, a fra poco. Stiamo andando avanti, cari amici, con la preparazione del nostro couscous con stocco, ventricelle e verdure di stagione. E che cosa è successo nel frattempo? Che cosa hai versato lì in quella padella? Dopo in quella pentola? Abbiamo messo il brodo vegetale prima, poi abbiamo aggiunto il pomodorino con le patate. Ok, pomodorini e queste patatine fatte a spicchio. Adesso che cosa accade? Allora, ora cacciamo un pochino di brodo, mettiamo in una vaporiera. Sì. E mandiamo il nostro couscous a cucinare. La procedura del couscous richiede un po' di tempo, 50 minuti. Sì. E 50 minuti divisa a tre volte si deve cacciare il couscous dal vaporiera e spruzzare con acqua fredda, girarlo e poi metterlo di nuovo. Va un po' coccolato questo couscous, va orientativamente ogni 15 minuti, tolto dalla vaporiera e rinfrescato? Rinfrescato con acqua fredda. Rinfrescato naturalmente con acqua fredda. Quindi assisteremo un po' a questi passaggi, anche se noi il nostro couscous l'abbiamo preparato un po' prima, perché noi abbiamo 30 minuti naturalmente di messa in onda, per cui ci dobbiamo portare un po' avanti. Però seguite bene questi passaggi di Said, oggi preziosi, perché state vedendo la preparazione del vero couscous arabo, quindi marocchino. Sta azionando il suo amico, intanto qui il nostro... fumetto di stocco, di ventricelle, sta andando avanti. Vi ricordo, cari amici, come sempre, che potete intanto rivedere la puntata sia di ieri con Said che quella di oggi sul nostro sito www.acasatua.tv. Potrete naturalmente scoprire i vari passaggi, guardarli nel dettaglio, vi siete persi qualcosa per motivi vari, insomma, ed eventuali, a qualsiasi ora del giorno potete andare e riguardare le vostre puntate. E poi c'è anche la possibilità, da qualche giorno, di partecipare al nostro gioco. Partecipate, votate la vostra ricetta preferita, perché tanto più voterete, tanto più la possibilità di vincere naturalmente aumenta, e farete anche vincere naturalmente la ricetta più votata. Ok, il nostro couscous è già pronto ora nella vaporiera. Il nostro couscous è pronto per andare nella vaporiera. Ok. Senti, andiamo. Dicevamo del tuo figlioletto, di tua moglie, che ha origini russe. Lei è russa, vero? Quindi sì, Russia. È russa mia moglie.
Russia, Marocco, Calabria, chi più ne ha più ne metta, tanti sapori, tradizioni, culture che vanno benissimo, vedete la volontà di condividere tutto quanto, per me è una cosa straordinaria, credo anche per i nostri amici che ci stanno guardando, e arriveranno anche fra poco due gemelli, che bello, la famiglia Said crescerà, che saranno due femminucce, vabbè, lo scopriremo presto, ti verremo a trovare magari anche dopo, successivamente. In un'altra puntata. Prepariamo un altro pesce sempre della zona. Ma a proposito di pesce, Said, tu sai preparare benissimo, in modo così versatile, un pesce che io adoro, che è la spatola. La spatola che si pesca tantissimo nei mari tra lo stretto di Messina, Reggio Calabria. E dimmi un po', dai qualche variante agli amici da casa, questo pesce pregiatissimo che anche al ristorante dove tu sei chef cucini spesso. Prepariamo di solito a spatola, involtino di spatola all'arancia, o involtino di spatola alle mandorle. Spatole arancia, spatole mandorle, perché è un pesce delicatissimo, è molto ricco anche di nutrienti. Andiamo più semplice, una cotoletta di spatola. Una cotoletta, quindi fritta, come la fai? Con farina di grano? Chi la preferisce fritta, chi c'è preferisce al forno. Solo quando lo mando al forno lo mando a una temperatura bella alta. Certo. Che dà la croccantezza. Senza appesantire troppo senza perdere i valori del pesce. E alterare appunto le proprietà di questo pesce molto chic, raffinato, che io ho gustato nel tuo ristorante, naturalmente grazie alle tue mani, tante volte. Il nostro couscous nella vaporiera è andato per 15 minuti. Ok, adesso che cosa accade? Lo portiamo qui. Lo cacciamo. Poi lo rinfreschiamo con un pochino di acqua fredda. Che profumo. Veramente di semolino. Di grano. Semola di grano. E lo rinfreschiamo, quindi vi sta facendo vedere Said il passaggio che poi andrà ripetuto per tre volte. Sempre questo passaggio, quindi per 15 minuti nella vaporiera, poi lo rimettete nella vostra scodella, lo rinfrescate ancora con un altro po' di acqua, poi cercate di staccare bene il semolino. Come vi guardate, che non è attaccato niente, senza mescolare durante la cottura. Certo, perché prima con l'olio d'oliva tu giustamente hai utilizzato un'ottima tecnica che vi suggerisce Said. Quindi con olio d'oliva andate a sgranare, il primo passaggio è fondamentale poi per un'ottima riuscita del vostro couscous. Ora rimettiamo di nuovo, altri 15 minuti. Bene. Altri 15 minuti nella vaporiera, ancora per altre due volte. È una cottura molto lenta, però certo. il risultato vero è proprio questo. Bene, io quindi poi ti aspetto qui ancora per parlare del nostro couscous oggi con lo stocco, la ventricella e con le verdure di stagione, il nostro poi brodo di ventricella insieme al pomodorino, il sedano, il bouquet di aromi. Qui c'è un profumo straordinario in questa cucina. Ecco, ci sei, tu hai azionato per altri 15 partito, minuti, ci siamo. E come lo presenteremo quindi questo couscous? Allora, è un piatto normale. Il couscous mettiamo la parte sotto. La forma di una foglia. Bene. E poi lo stocco con la ventricella sopra, con i verdurini. Benissimo. Quindi noi mettiamo il brodo. E dopo da solo il couscous assorbe tutto il sapore del brodo. Certo, come fanno a regolarsi con la quantità di brodo? Dimmi un po', io adesso darò gli ingredienti, però orientativamente... Per me il cliente quando si siede al tavolo, le metto una ciotolina, le metto il brodo in più, perché... Sì. C'è chi lo preferisce? Preferisci in più che preferisci di meno. Certo.
perché pure noi le marocchini mangiamo couscous. Però c'è chi lo preferisce di più brodo, chi meno brodo. Un po' più asciutto. Io lo preferisco un po' più asciutto, perché mi piace poi andare ad accompagnarlo con i verdurini, il pesce, con le verdure. Sì, sì, mi piace come utilizzi tu poi nella tua cucina, dare al mio palato delle diverse consistenze. Mi piace proprio un sacco. Ieri con quell'antipasto tre mari abbiamo iniziato con... rappresentiamolo di nuovo, dai, facciamoglielo rivivere. Che cosa hai rappresentato allora, nel tuo piatto? Abbiamo presentato hamburger di seppia gratinato al suo nero, poi un triangolino di couscous con gamberetti di mazzara e pasta fillo con croccanti di pasta fillo e un rollè di spada rollè di baccalà, e di baccalà affumicata con salsina di olive nere secche. Salsina, olive nere abbiamo usato come decorazione con salsina alla pizzaiola classica. Con solo il cassè di pomodorini. Solo che abbiamo usato il pomodorino pacchino. Perché è di cassè, stagione, quindi ci sta benissimo. Abbiamo usato cose più fresche. Le cose più fresche, gli ortaggi, insomma, le piante che tu utilizzi spesso nella cucina, vero? Nella certo, tua cucina. Soprattutto con il pesce, il finocchietto, la mentuccia. Tutte le erbette aromatiche che crescono rigogliose nel nostro territorio. Allora, ci ritroveremo fra pochissimo per assistere all'ultimo passaggio, quello successivo proprio del nostro couscous con stocco, ventricelle e verdure di stagione. Rimanete sempre qui a casa tua, io sono sempre con Said a rappresentarvi un po' di rivisitazione di cucina marocchina unita ai prodotti proprio calabrese, la nostra cucina calabrese per un assolo unico da gustare. Con lo stocco, ora la novità l'abbiamo dato con lo stocco, couscous con lo stocco, invece che abbiamo la possibilità di usare il couscous con qualsiasi pesce, con carne, col pollo. Qualsiasi pesce, insomma, voi lo potete tranquillamente utilizzare per accostare l'intramontabile arabo couscous. A tra poco, qui sempre a casa tua! Adesso siamo prontissimi, solo per impiattare, accogliere il nostro couscous. E il couscous abbiamo qua già pronto? Sì. Sempre insieme a Said, cari amici, avete visto due ricette in questi due giorni straordinarie. Meglio di così, veramente il couscous non ve lo potevamo rappresentare, insomma. Allora, a questa maniera si può mangiare anche un goccino di olio d'oliva. E basta. Per chi proprio fosse a regime, ma visto che noi invece vogliamo gustare ancora. Allora, qua aggiungiamo un pochino di olio d'oliva. Sì. E più o meno si ripete quella procedura. Per manticarlo, come il riso si mantica. Pure la procedura che abbiamo fatto la prima volta, la stiamo praticamente rifacendo alla fine. Ok, il nostro brodo intanto che dice pronto? È pronto pure il brodo. Okay. Il couscous, i patati, tutto pronto. Senti, allora. Intanto prima di impiattare, io voglio dare gli ingredienti, Said, per preparare. I nostri amici anche da casa vorranno mai ripreparare questo couscous. Noi gli diamo la possibilità con gli ingredienti che tu mi hai fornito. Correggimi se sbaglio. 320 grammi di couscous, 4 pezzi di ventricella, che sarebbe la trippa dello stocco, 320 grammi di stocco, prezzemolo quanto basta, sale, pepe, olio extravergine d'oliva e poi fave, sedano, cipolla, pomodoro, patate, brodo vegetale. Questo sempre in una quantità più o meno di un litro il brodo? Sì, basta per il couscous, basta mezzo litro. Mezzo litro. Per 320 grammi di couscous. Quindi mezzo litro di acqua orientativamente. I passaggi, quindi che cosa hai fatto tu all'inizio? Li spieghiamo ai nostri amici da casa. Allora, abbiamo iniziato con olio, aglio e peperoncino. Sì. Abbiamo tolto il peperoncino, così non sarà troppo piccante. Certo. Poi abbiamo aggiunto la cipolla, il sedano. E poi la ventricella abbiamo messo prima. Benissimo, quindi abbiamo sfumato con vino bianco e poi il brodo vegetale. E poi abbiamo fatto lo stocco, patate,
tutto è andato... Tutti gli ingredienti sono andati a finire nella nostra pentola e hai fatto bollire? Bisogna arrivare ad ebollizione? Certo, per 15 minuti ci vuole. 15 minuti. Poi nel frattempo invece il nostro couscous è stato ripreso diverse volte, ogni 15 minuti per 3 volte. 3 volte. La procedura del couscous è stata più lunga per le caratteristiche del couscous, per mantenere questa maniera. Ecco, staccato. Non sono attaccati, non sono... Sì, così potete gustare. Il suggerimento che ci dà Said è quello di sgranarlo per benino, con tutta la procedura che vi ha fatto vedere, che potrete rivedere tranquillamente poi anche collegandovi sul vostro sito, nelle nostre repliche che sono in tantissime tutti i giorni. Quindi ha sgranato benissimo questo couscous, perché poi andrà meglio a prendere il sapore del condimento. Giusto? E questo è il segreto di questa maniera, cucinare il couscous al vapore, è questo il segreto. Come potevamo farglielo vedere e rappresentare meglio i nostri amici da casa, se non da un marocchino proprio di provenienza. Allora, siamo pronti per andare avanti? Dimmi un po'. Andiamo ad adagiare il nostro couscous. Nel frattempo voglio ringraziare il mio caro Vincenzo, che è naturalmente è il tuo datore di lavoro, sì, per definizione, insieme, sì, ai figli Antonio, insieme a Francesco, insieme a Mimma, che è straordinaria, la moglie di Vincenzo naturalmente. So che tu hai un legame bellissimo con loro, e questo è molto positivo anche per chi va a mangiare al loro ristorante, naturalmente, che lo ricordiamo è a Palmi. Diamo qualche indicazione anche di viabilità. A Palmi più o meno? Contrada Scina 015. Contrada Scina 015, è proprio così che si chiama oggi il ristorante, ve lo ricordate? L'ex Quiete, proprio quello. Quindi oggi da qualche anno ormai Said ha lanciato così la sua impronta da chef, si gustano dei piatti straordinari con la cucina territoriale mista anche a qualche rivisitazione marocchina. Oggi vedete stiamo preparando il couscous, vedete come sta adagiando bene il nostro stocco, le ventricelle, tu fai pure tranquillamente. E quindi volevo ringraziare Vincenzo, per ritornare al discorso di prima, perché nella puntata mi ha fornito una forchettata di spaghetti deliziosi, straordinari, che io poi quando mi fanno queste sorprese, quando devo ritornare dalla pubblicità poi devo calarmi di nuovo nell'atmosfera di a casa tua, che prevede soltanto l'assistenza agli chef o comunque voi che preparate le vostre gustose pietanze, poi io mi perdo perché naturalmente sono ancora presa da altri pensieri. Grazie Vincenzo, comunque squisite, si vede che siamo in casa di ristoratori, c'è niente da fare. Niente da fare, intanto qui le esalazioni di profumi, odori, sapori è al massimo, al culmine. Said, io nella prossima edizione di A Casa Tua voglio rigorosamente i tuoi dolci. Dammi qualche anticipazione dei dolci che prepari. Allora, possiamo preparare un po' di biscotti. Biscotti tipici proprio del tuo territorio? Proprio marocchini. Marocchini. Con l'utilizzo del sesamo, con la cannella, la chiodo di garofano. Quindi tutte quelle particolarità proprio tipiche del tuo territorio. E intanto il nostro piatto sta prendendo forma. Questo è il couscous con stocco, ventricelle e verdure di stagione. Perché di stagione? Perché possono utilizzare i nostri amici da casa qualsiasi verdura. Qualsiasi verdura. Come lo couscous... con il vitello, con l'agnello. L'agnello, il maiale. Si può usare 5 verdure. Sì. La zucca, a partire dalla zucca rossa, zucchine, carote. Quindi tutte le sfumature delle zucchine, zucca d'acqua. Infatti è uno dei tuoi. Couscous marocchino, c'è couscous con carne di vitello alle 7 verdure, con 7 verdure. Vedi, quindi sempre questa base, questa base. Io sempre alla base di couscous marocchina, pure la presentazione, pure solo che couscous alla maniera marocchina si fa un piatto grande. Qua a porzioni, qua le mettiamo pure al centro tavolo. Al centro, e poi... Con una pentola di ceramica orientale, col coperchio, proprio quelle marocchine. Con la tagine? Tagine, sì. Con la tagine. La tagine, che è questo piatto di terracotta a forma conica, straordinario, che serve proprio per servire le pietanze marocchine. E naturalmente, cari amici, adesso tocca
a me assaggiare, io non mi pento, perché con la scusa di assaggiare un ottimo couscous sono arrivata fino a Casablanca, neanche troppo tempo fa. A saperlo, caro mio, a saperlo sarei venuta qui, ecco, sarei venuta qui prima. E intanto voglio dire, non c'è bisogno di andare voi amici da casa fino in Marocco, fino a Casablanca, insomma, o recarvi in qualche paese arabo per mangiare un couscous straordinario. Potete venire tranquillamente Io ho assaggiato a pizza, spaghetti, lasagne prima di venire in Italia. Ecco. Perché ci sono ristoranti in altri territori. In altri territori. Eppure qua possiamo avere un cambiamento di cultura per scoprire l'altro, il piatto dell'altro. È un modo per scoprire anche diversi usi e costumi e le tradizioni popolari. Quindi vi ripeto, cari amici, se volete, vi finisco anzi di dire, se volete assaggiare un couscous straordinario, venite al ristorante Cina 015, giusto, che prende il nome da questa contrada, ex naturalmente La Quiete, dove potete trovare la buonissima cucina del mio amico Said. Intanto ci penso io. Un sapore straordinario, i nostri ingredienti mixati in un modo fantastico. Allora, intanto non si può parlare a bocca aperta, però il dono della conduzione purtroppo l'hanno dato a me per quanto riguarda appunto a casa tua, Said. Tu invece quando l'assaggerai questa pietanza? L'assaggi subito? Assaggio subito. E dai, assaggia subito anche tu. Intanto rinnovo l'appuntamento a coloro i quali ci stessero guardando da casa. Andate sul nostro sito www.acasatua.tv, potrete ritrovare le ricette preparate da Said, tutte le altre ricette nel frattempo che hanno preparato anche i nostri amici nelle scorse puntate, il numero verde per chiamare se volete partecipare al nostro programma, e ancora tante repliche su 8 Video Calabria, sempre per parlare della buona cucina, ma la cucina di casa vostra, quindi sempre a casa tua. Grazie Said, un abbraccio. Con voi a domani, sempre qui a casa tua. Ciao.